Grazie alla scienza, oggi sappiamo sempre più che cosa ci fa bene e che cosa ci fa male nella vita. La scienza ha dei tempi lunghi, molto lunghi, e spesso conferma conoscenze già acquisite in tanti altri ambiti. Tuttavia, il suo valore è quello di creare una conoscenza che sia solida, che sia duratura, sempre più nel tempo. Oggi, per esempio, grazie alla scienza, sappiamo come vi siano tutta una serie di attitudini interne che ci portano a stare meglio o a stare peggio. In particolare, c'è un ambito relativamente giovane, indubbiamente, della ricerca scientifica, che è la psiconeuroendocrinoimmunologia, una corrente di studi che si sta interrogando sempre più su quali siano i fattori che portano il nostro organismo a essere in salute o in malattia. Oggi, grazie all'APNEI, questo è l'acronimo che viene utilizzato, sappiamo per esempio che le emozioni che noi viviamo giorno per giorno hanno un impatto enorme, fondamentale, importante su quelle che è il funzionamento del nostro sistema ormonale e di quello che è il nostro sistema immunitario, oltre che su quello che è il nostro sistema di pensiero cognitivo, sulla nostra memoria, sulla nostra attenzione, sulla nostra concentrazione. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale, andando anche, ad esempio, a calibrare la trascrizione del nostro stesso DNA. Ecco, studi come questi dell'apnei, poi anche l'epigenetica, che per esempio approfondisce come appunto le emozioni vadano a portare una trascrizione diversa di quello che è il nostro DNA, sono fondamentali perché vanno a consolidare una conoscenza che in realtà già avevamo indubbiamente, anche nel pensiero comune, però vanno a consolidare una conoscenza che a mio avviso non possiamo più permetterci di trascurare, proprio perché ormai abbiamo delle evidenze rispetto al fatto che le cose siano così. Oggi ne sappiamo che stati d'animo come la paura, come la rabbia, emozioni come la rabbia, la paura, l'odio, emozioni come la vendetta e la gelosia, tutte queste emozioni forti che vanno in qualche modo a farci provare dei grandi squilibri ormonali, provocando costanti alti e bassi nel nostro umore, portandoci ad esplosioni di rabbia, per esempio, oppure appunto momenti di forte paura. Ecco, queste emozioni, questi stati d'animo hanno un impatto importante sul nostro metabolismo, sulla nostra vita psichica, indubbiamente, ma anche proprio sul nostro funzionamento fisiologico, causando nel tempo anche problematiche, anche importanti. Pensa anche semplicemente allo stress, a questo fatto costantemente di pensare di non avere risorse, di non avere energie, di non avere tempo, di non avere possibilità. E quindi iniziare a percepirci come carenti, come manchevoli. Questo genera in noi tutta un'attivazione a livello, per esempio, ormonale, con il cortisolo, che però porta ad un affaticamento di tutto il sistema, rendendoci nel tempo sempre più vulnerabili, sempre più attaccabili anche da virus, batteri, da malattie di vario genere. Allora ecco, oggi in virtù di queste conoscenze che ti dicevo sempre più diffuse, sempre più consolidate, non possiamo più permetterci di non portare l'attenzione ai nostri stati interni, a come stiamo, a come ci sentiamo, a quello che proviamo giorno per giorno. Le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, che spesso sono profondamente legati, se non addirittura generati dai nostri pensieri,
devono essere maggiormente tenuti in considerazione, consapevoli degli effetti che essi avranno sulla nostra vita più in generale, ma proprio anche sulla durata della nostra vita. Prendi per esempio un esperimento interessantissimo, quello fatto, condotto da Harvard, ne ho parlato già in altri video, in altri post, dove semplicemente sono state seguite questa coorte di persone per più di 80 anni. Per più di 80 anni sono state seguite questo gruppo di persone, aggiungendo prima all'inizio erano tutti studenti maschi di Harvard a 18 anni, poi sono state portate anche le mogli, poi i figli, poi i nipoti, per cercare di comprendere con esami condotti anno dopo anno quali fossero i fattori che possono portare ad un maggior benessere, a una maggior salute e quindi anche a una maggior longevità nella vita. Ecco, il risultato è stato estremamente interessante, perché fra tutti i fattori presi in considerazione, alcol, fumo, attività sportiva, cibo, l'unico che veramente ha dimostrato una correlazione alta, per esempio con la durata della vita, oltre che con i livelli di soddisfazione percepiti in essa, sono state la qualità delle relazioni. Ma perché? Perché le relazioni vanno a farci vivere più di tutto, ogni giorno, emozioni, stati d'animo, sensazioni. Le relazioni sono fondamentali. Noi nasciamo e cresciamo e ci sviluppiamo all'interno delle relazioni. Quindi è stato visto, per esempio, che una relazione supportiva a livello coniugale è un buon fattore di resilienza nella vita, che ci permette di vivere anche più a lungo e con maggior soddisfazione. Essere invece da soli o trovarci all'interno di una relazione di coppia particolarmente conflittuale, sempre appunto con difficoltà, senza sentire quel sostegno reciproco, causa tutta una serie di stati d'animo, emozioni, sensazioni che poi nel lungo tempo ci fanno ammalare più velocemente. Allora ecco, il suggerimento che vorrei darti oggi in questa puntata dei Momenti per Crescere è quella di imparare a sviluppare sempre più l'attenzione a quelle che sono le tue sensazioni, i tuoi stati d'animo, soprattutto quando essi sono ricorrenti, perché vedi, di fatto questi vanno a costruire e a consolidarsi dentro di te strutture che poi nel tempo hanno un impatto, un'influenza molto importante. Per cui se vuoi stare meglio nella vita, se vuoi riuscire a vivere con sempre maggiore armonia, devi fare attenzione ai mattoncini che ogni giorno vai a mettere, che vai a costruire, che vai ad utilizzare per costruire dentro di te le strutture che poi vanno a definirti. Se porterai attenzione a questo, quindi alle sensazioni, agli stati d'animo, ai pensieri, soprattutto ricorrenti, allora potrai imparare anche a modificarle, a liberarti di quelli che ritieni maggiormente dannosi, di quelli che ti mettono maggiormente in conflitto, in difficoltà, facendo invece crescere, coltivando quegli stati d'animo, per esempio, che ci possono aiutare, come per esempio la gratitudine, come per esempio la compassione, come per esempio l'autocompassione, come per esempio il rispetto di noi stessi e degli altri, come per esempio la speranza, l'ottimismo, la gioia, perché no, la letizia. Ecco, coltivando questi stati interni, quello che andrai a fare sarà proprio di andare a mettere dei mattoncini che creeranno dentro di te solidità, e non solamente appunto a livello psichico, ma anche proprio a livello fisico, quindi nel tuo sistema ormonale e immunitario, creando in te qualcosa di solido, organico, che davvero farà poi la differenza nell'aiutarti ad affrontare le tante piccole e grandi prove della vita.